A volte penso di fare delle cose senza senso. Tipo l'idea di rintracciare e raggiungere un mio hater che mi scrive che sono irresponsabile. Come? Osa! Sono una celebrità di internet strapagata per fare marchette! Come potrei mai stare antipatico a qualcuno? Non ha senso! Questo hater ha 75 anni ed è stato il primissimo proprietario di Pampero, la mia barca bella vecchia di 40 anni che lui ha assemblato con le sue mani, l'ha tenuta per 10 e non la vede da 30. Matematica, ragazzi, statemi dietro e io questa barca gliela voglio far rivedere. Mi chiamo Emma. Eh sì, confermo quello che stai pensando, ho parecchio tempo da perdere. Nella puntata precedente, prossima volta, traversata atlantica. Ma prima, tutta quell'idea folle che ti spiegavo prima per raggiungere il primo proprietario di Pampero. Ma sei cretino. Nel frattempo, conosco questo altro vecchiaccio che si chiama Eros, che è matto totale e diventa il mio socio per comprare un'enorme barca oceanica in acciaio di 15 metri. Qualsiasi cosa ti dovesse andare male, ti va male internet, ti va male youtuber, tutto quel cazzo che vuoi te, puoi portare in giro valanghe di f***i per i mari del sud mangiando banane e aragoste. Minchia, che culo la tua età. Senti, dobbiamo sistemare le viti della scaletta, per cui ho bisogno che tu mi tieni la chiave inglese da una parte, io da quell'altra svito, eh? Servono forse altre due persone per fare questo lavoro. Sei scemo. Questa cosa non ha la priorità proprio, questa cosa è una cosa inutile. Tu hai avuto esperienze brutte con tutto, però non devi far mente locale alle tue di problemi perché sono infiniti. Se dovessi comprare qualunque cosa in società, qualunque oggetto, a maggior ragione una barca, ci sono delle regolette facili che dovresti seguire. Dobbiamo comprare tutte le attrezzature per sistemare i sacchi a spazzatura, lo sgrassante, le brugole, che cazzo abbiamo preso, due bottiglie d'acqua minerale, un panino con la porchetta. È una schifezza che non ho capito che cazzo è che ci sei comprato. Pane e panelle. Pane e panelle, ma va a fanculo. Cosa stai facendo? Stai accarezzando le tubature. Tanto per cominciare sto facendo quello che non stai facendo tu. Tu sei lì a guardare che cazzo fai, il consulente. Pensavo tu fossi un esperto di barche. Sei scemo, non ho fatto niente, ho girato la chiave, ho girato un motore 5 secondi, 5. Che cazzo bruci un motore del genere in 5 secondi? Forse non è necessario che lo dica, però queste regole le ho cannate tutte e cinque. Allora, Emanuele è salito e ha girato la chiave. L'hai già fuso? Ma che fuso? Vedo che esce fumo dal filtro che c'è sulla testata. Non va più? Insomma, con Pampero secondo... sta iniziando male e questa cosa non ha senso, dato che l'abbiamo battezzata rispettando tutto il rituale del codice porta fortuna marinaresco. Qual è la procedura per il cambio nome di un'imbarcazione? E toccati Maroni e dici da domani ti chiami Luisella, che cazzo ne so. La colpa, come da prove, è di Eros. Qualsiasi cosa tu fai, fai male a parte i video. Questa non è una bella cosa da dirmi e non è vero, e lo sai bene. Sai cosa faccio bene? Non dirlo, non dirlo, non dirlo. Il badante. Cioè tu, cioè, ma hai mai pensato che sei isterico? Ma sei normale? Appena fatto ripartire il motore di Pampero seconda, sicuramente non per meriti di Eros, mannaggia lui, se ne va, se ne torna nel suo laghetto di Como a farsi i cazzi suoi molto bene. Quando nella puntata precedente ho detto che sarebbe servito un equipaggio, facciamo i casting. Casting couch, sai cos'è il casting couch? Magari avrò anche usato le parole sbagliate, ma invaso da mail e messaggini vari dove chiunque si proponeva disponibile per la vacanzina in barca, possibilmente nelle prime due settimane di agosto, è solo salito il crimine. Non per rovinare la magia, chi la parola barca immagina principalmente questo, ma ciò che serviva a me era più questo. Qualcuno di molto giovane da sfruttare completamente gratis che mi lucidasse tutta la barca. Bravo, guarda come sei bravo, che bravo! Che bravo questo stagista! Ti chiamerò stagista! Tutta questa esperienza che ti stai facendo ti sta rendendo un ometto grande! Grande e forte! Lavoro gratis perché il capitano mi preda con sé fino alla fine, finché entrerò nell'equipaggio. Cazzo, che bella questa canzone, che bella! È la mia canzone preferita, la canzone dello sfruttamento, tutti insieme! Lo stagista all'arrembaggio. Lo stagista all'arrembaggio. Bellissima. E questa è Pampero. Guarda, stagista, quanto è felice. L'entusiasmo del tirocinio.
Dato che sono un capitano generoso, ho deciso di regalare allo stagista una nuova incredibile emozione su Pampero Prima. Tutto assolutamente non retribuito. Che dite? Gli facciamo montare l'albero nuovo? Col cazzo! Quello è il mio divertimento. E poi è una responsabilità. È una barca a vela, con un albero è più bella. E se uso le vele risparmio sul gasolio. E col budget rimanente ci posso pagare lo stagista. Che ridere! Sono anche un capitano spiritoso. Pagherei per lavorare per me. Guarda, stagista, come ha il pieno controllo! E gli ho dato pure la giacca in tinta col binocolo! Quando gli ricapita! Finalmente un po' di calma! Ma in mare la calma è sempre presagio di cazzi amari! Si unisce al gruppo anche lei! L'ho chiamata la cuoca! Non è vero, non è una cuoca, è un'appassionata di vela che ne sa più di me! Ma mi facevano ridere i personaggi, no? Cuoca e stagista! Non è per maschilismo, anzi è per evitare quegli stronzi di voi che nei commenti mi scriveranno di sicuro Instagram della tipa! Instagram della tipa! Vedete, quando poi non sfogate, diventate delle scimmie nei commenti di un video! Porca miseria, un po' di educazione, una signorina! E dato che il meteo non era dalla nostra, ho deciso che posticipiamo la ripartenza di qualche giorno! Così passa la burrasca e noi ce ne stiamo tranquilli, rilassati, fermi in porto. Alla faccia di quelli che mi dicono che sono un pericolo. E invece no, io sono un capitano responsabile e previdente. E non metterei mai, 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 mai e poi mai in pericolo il mio equipaggio. So già cosa state per dire voi, altra gente di mare, esperti e navigati. Che non ho controllato se le cime d'ormeggio fossero messe nel modo giusto. E sapete che vi dico? Che probabilmente è così. In realtà non ero del tutto convinto che quelle cime fossero in buono stato. Sinceramente penso che le cime che ci hanno dato in porto erano già pronte per spaccarsi. Quindi, vabbè, lasciamo stare. Dopo questo video aggiungiamo un nuovo porto in cui non siamo più ospiti desiderati. Dalle 4 del mattino fino alle 9 sotto la pioggia a cercare di limitare i danni. Ma non sono questi i veri problemi. Queste sono cose normali per dei marinai navigati come noi. Il problema semmai è il mio hater dell'inizio, ricordate? Sì, perché il giorno dopo Pampero era un po' malconcia e non potevo mica mostrarla così a Marco, il mio hater, sennò che vendetta sarebbe. Ci ha raggiunti questo amico che si chiama Jack, che sa bene come si sistemano queste robe. Con la scusa mi ha rimesso a posto anche la manetta che non faceva funzionare la folle, così non mi schianto più in altri porti. Forse. Non sono uno che si affeziona agli oggetti, no, sul serio, a me non me ne frega un cazzo. Però, boh, sarà che poi tutti mi chiedono ogni volta che mi vedono: oh, come sta Pampero? Cioè, manco mi chiedono come sto io, come sta Pampero? Allora, ci ho riflettuto a sta roba, ma è un po' diverso da, che ne so, la prima auto, che sì, vabbè, ci fai sesso dietro al parcheggio di un cimitero, abbiamo fatto tutti. Ho il primo appartamento, ho passo importantissimo della vita di chiunque. La barca, invece, sarà che ti porta in giro, però ti fa anche vivere. Non te lo so spiegare. Quando domani tu non avrai più quella barca perché o l'avrai venduta o l'avrai fracassata contro uno scoglio, sappi che hai perso o hai venduto solamente un po' di petroresina, hai capito? Perché io ne ho conosciuti veristi che hanno frainteso un po' le cose, eh? Cioè addirittura che danno un'anima alla barca, capisci? Come se vivesse di vita propria. E se devi sceglierti un socio, sceglitelo romantico, come Eros. Davvero, pensaci, non è normale. Quando piove, ti piove dentro. Poi hai ogni quarto d'ora un problema nuovo. E non so, cioè davvero non ha senso. Però sì, d'altro canto è anche vero che in un anno soltanto ci ho vissuto mille esperienze qui sopra, su un po' di vetroresina. Sosta tecnica che vi riassumo al volo, che tanto non è successo una mazza. Abbiamo dato una rinfrescata a Pampero. No ragazzini, questa barca! Abbiamo conosciuto Anita e poi Pino, che ci ha riparato l'impianto elettrico. Abbiamo festeggiato da lui, tra luce e vino. Anche se poi ci ha rotto tutto. L'abbiamo richiamato e ci ha risistemato tutto. Foto di gruppo. Non mi fare ridere. E Anita se ne va. Fine. E si torna alla solita vita in mare con il mio equipaggio. Stagista fa lo stagista. E cuoca, indovinato un po'.
with no more looking away. It's time for me to pay some old bills. E poi arrivi a una sorta di paradosso che non ha senso, che anche quando si sfascia qualcosa, vabbè, la ripari e basta, perché tanto sai, tante cose brutte ti capitano, tante cose belle arrivano. Due noti di vento, stiamo andando a due noti di velocità. Che bello! And you could even play with my fears, 'cause I don't know what life is at this point for real. Just want to live it on my way. 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 Please. È arrivato il momento di salutarci. Niente più cuoca! Pieno di capelli, di donna. Mai più una donna a bordo. Mai più una donna. Sì, mai più una donna a bordo. A meno che prima di andarsene non ci lasci un po' di cibo pronto. E poi ce la caviamo benissimo da soli. E posso vivere davvero senza dover giudicare questo tempo che è un dono. Io me lo voglio mangiare come quando ero bambino. Sono sempre lo stesso, come ogni giorno che passa. Sono sempre diversi. Va a capire la vita. A volte fa anche e anche per stagista. Finisce l'alternanza scuola-lavoro. Vai adesso, stagista. Sei libero. Vola. Vola e maltratta a tua volta qualcuno più piccolo di te, come ho fatto io con te, come ha fatto Eros con me e come hanno fatto probabilmente innumerevoli ex mogli con quel vecchiaccio. Buona fortuna, amico. Non ha senso. 700 miglia di navigazione fatte in due mesi di tempo, un sacco di disastri. Tutto per far rivivere mezza giornata di emozioni ad un perfetto sconosciuto. Pronto? Marco, pronto? Sono Emma, mi senti? Sì, dimmi. Allora, io ti avevo fatto una promessa. Questa l'ho assemblata in 6-7 mesi. Sono già in navigazione da 2 settimane per farti rivedere la tua prima Pampero. Queste qui, queste paradie qui l'ho fatta tutte quante io. Questo tavolino mi sembra che gliel'ho fatto io. Sì, esatto, sì, è fatto da me. Questa era la cuccetta mia. Questo cos'è? No, questo lo uso per registrare. Io direi che potremmo fare un giro. Con la premessa che pensavo fosse un hater, in realtà Marco è una persona splendida e ha commentato qualcosa senza nemmeno cattiveria. Capitano, come ci si sente dopo 30 anni sulla prima barca? Cazzo, eri un pischello quando sei in sta barca, avevi la mia età. Cazzo, uno se la prende per mezza stronzata che ti scrivono. Quando te la scrivono, chi te l'ha scritta ha già dimenticato di averlo fatto un secondo dopo averlo fatto. Questa cosa non ha senso, c'è troppa roba che non ha senso. Andare a fare in culo uno sconosciuto in mezzo al traffico, in fila alla cassa del supermercato, al telefono, nei commenti di un video. Quello invece ha senso? Io penso al mio, tu al tuo, penso alla mia famiglia, ai miei amici, alle robe mie, tu alle tue. È una cazzo di guerra questa vita, oh, tutti contro tutti. Rovinare la vita o la giornata a qualcuno che non conosci è ok. Cazzo te ne fotte, chi ti si incula, chi ti incrocia mai più. Ma che roba è? Oppure magari siamo tutti dentro a un flusso, lo stesso flusso, come la corrente, come il vento. La nostra vita scorre, qualunque cosa facciamo, e la riempiamo di emozioni. E ognuno di noi sceglie quali. E pensa che bello fare stare bene qualcuno a caso. A caso, a caso, qualcuno che non conosci, a caso, fare del bene a qualcuno, a caso. Forse questo ha senso. Pampero, anzi Pampero prima, come i nobili, se solo fossi dotata di una coscienza da renderti conto. Eri una merda e nessuno ti avrebbe dato un centesimo. E guardati ora, tutti conoscono la tua storia, sei un simbolo. E adesso statene buona lì in stand by, perché c'è il successore da rimettere in sesto, Pampero seconda, che è molto più figa di te, molto più bella, più robusta, più solida. Devo trovare un equipaggio, devo attraversare un oceano. E a quanto pare non c'è così tanto tempo, perché ora c'è l'estate e tutti i cantieri navali vanno in ferie. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io...